25 gennaio, e per riprendere le parole dei genitori di Giulio Regeni, ogni giorno deve essere il 25 gennaio, ogni giorno, dicono loro, rinnoviamo questo dolore. Noi invece dobbiamo ogni giorno rinnovare l'impegno ad essere scorta mediatica dalla parte di chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Il tentativo è evidente, l'oblio, l'indifferenza, cancellare questo nome. Ora l'Egitto finge di voler collaborare, ma è lo stesso Egitto che ha mentito, che ha depistato. C'è un solo modo per collaborare, consegnare i quattro imputati, accusati di sequestro, tortura e assassinio. Fino a quando l'Egitto non li consegnerà, non ci potrà essere né verità né giustizia. La Federazione della Stampa, articolo 21, all'ordine dei giornalisti, saranno questa sera a Fiumicello, insieme con i familiari e con gli amici. E saranno per ribadire un solo impegno. Continueremo a essere, in questo caso, come in tanti altri casi, basta ricordare Mario Paciolla, basta ricordare Andy Rocchelli, basta ricordare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Saremo in questo caso, come in altri casi, scorta mediatica dalla parte di chi non si rassegna, di chi chiede verità e giustizia, e anche per un'altra ragione. Avere verità e giustizia non è un affare che può pesare sulle spalle della famiglia Regeni. È una grande questione che riguarda la Costituzione, la democrazia, la tutela della dignità nazionale. E anche per questo non molleremo la presa sino alla fine.